Intanto Marco ci sarà, in quanto anche la città di Teramo lo farà stare, lo farà esistere. Un giardino intitolato alla memoria di Marco Pannella è il Giardino dei Cedri, annesso al Palazzo della Provincia di Via Miglia a Teramo, riaperto alla città proprio con l'intitolazione al leader dei radicali. Marco è qui, come direbbe lui, non me ne sono mai ito, non me ne sono mai andato, sono qui. E perché le sue iniziative, le sue lotte sono in corso. Si tratta di uno spazio verde realizzato nel 1888 insieme alla scuola normale femminile su progetto di Gaetano Grugnola. Uno spazio verde dalle peculiari caratteristiche arboree e progettuali che d'ora in poi potrà essere utilizzato dai cittadini e dalle associazioni. È uno spazio pubblico che viene riconsegnato alla collettività, cioè si riapre alla città di Teramo come Marco Pannella si apriva alla società italiana. Qualche istante fa poi ho scoperto e con gran piacere che lo zio di Marco Pannella, Giacinto Pannella, aveva realizzato la prima guida illustrata di questo giardino, quindi c'è un filo rosso di continuità storica ideale e istituzionale che viene in qualche modo valorizzato.